Allora, beh, chiaramente adesso i dati sono veramente molto, molto risicati, quindi diventa molto difficile poter fare una dichiarazione esplicita sul nostro movimento. Vedremo quando è la fine, che poi è un partito, non è un movimento, è un partito nazionale. Vedremo quando è la fine quale sarà il posizionamento. Quello che posso rilevare così, anche da quel poco che vedo, è che ci sia veramente una forte volontà da parte dei cittadini della nostra regione di cambiare completamente le cose. Se anche si posizionerà la vittoria del centrodestra, è una vittoria una risposta reattiva. Noi abbiamo sempre detto in campagna elettorale, e lo diremo di nuovo, lo ripeto anche oggi, non è sicuramente una vera e propria alternanza, noi l'abbiamo chiamata un'alternanza senza alternativa. Però è evidente che questo centrodestra, più tutti gli altri partiti che si sono presentati come noi a queste elezioni, sono comunque una risposta reattiva ad un sistema malato che ha comunque portato i cittadini a doversi fare una domanda. E questa che domanda presuppone questa risposta, un alto elettorato che non è andato a votare e un buon elettorato che ha votato comunque ben altro rispetto al centro-sinistra. Ecco, forse apriamo un nuovo processo storico, vediamo, crediamo che sia fondamentale che ci sia un messaggio diverso, per cui siamo scesi in campo per questo e siamo felici di averlo fatto, al di là di quello che poi vedremo, insomma, saranno i risultati. In attesa che giungano delle domande, ne faccio una io. Quali saranno in futuro le prospettive del suo partito politico? Beh, indubbiamente noi siamo nati l'anno scorso ed essere riusciti già a presentarsi in alcuni comuni, che tra l'altro alcuni siciliani saranno al voto i primi ottobre, e anzi faccio il mio in bocca al lupo, ed essere scesi in campo anche in questa regione, nonostante la chiusura in casa dei primi mesi dell'anno, che sicuramente ci ha fatto fare molta più fatica nella realizzazione di una campagna elettorale solida e anche più forte, direi. È un grandissimo risultato essere arrivati qua e noi siamo convinti che il nostro partito vedrà anche nei prossimi mesi dei risultati molto più alti rispetto a quelli che posso aver già portato io con il mio gruppo, la mia lista. Noi sicuramente saremo presenti anche negli altri territori, nelle altre amministrative, sicuramente saremo presenti anche a livello nazionale. L'idea è anche quella di riuscire a unire le forze di tutti coloro che rappresentano veramente un'alternativa, cosa che in questo periodo, in questi mesi qui nelle Marche non ci è riuscita. Noi abbiamo fatto le richieste anche agli altri partiti minori, insomma, di riuscire ad unirci, riuscire a presentarci insieme, però i tempi erano veramente stretti, non ci hanno permesso di conoscerci bene, di avere più omogeneità nella nostra proposta, però io confido nel fatto che questo sia invece l'avvio di qualcosa di importante che si vedrà sicuramente a livello nazionale. Allora, gliene faccio un'altra io. Prego. Soddisfatta di questa campagna elettorale oppure avrebbe voluto fare qualcosa in più? Beh, noi forse più di così non potevamo fare. Certo, fare una campagna elettorale in piena estate e con la situazione post-Covid così proibitiva anche nella condizione gestionale no? Trovi la sala, non la trovi, ci vai, stai fuori, non, insomma, veramente questo ci ha impedito di essere sicuramente più vicini alle persone. Questa vicinanza con le persone avrebbe portato sicuramente un valore aggiunto, che era quello della conoscenza diretta e quello della riflessione sui temi specifici, perché la nostra proposta è una proposta fortemente alternativa. Noi abbiamo un po' ribaltato anche i significati attraverso il nostro ideologo Diego Fusaro, che è stato molto seguito e che spero, insomma, continui ad accompagnarci in questo percorso. Abbiamo parlato sempre di alto-basso, no? Siamo un po' sull'onda dell'oligarchia, e questa oligarchia che ormai è evidente da Roma alle Marche, senza distinzione, in tutta Italia, ma anche fuori dai nostri confini. È un'oligarchia che non possiamo più accettare da cittadini ed è quella che secondo me sta un po' risvegliando gli animi anche, secondo me, attraverso il risultato del referendum è abbastanza visibile, perché il 30% di cittadini che hanno scelto il no hanno scelto sicuramente pensando all'idea che non sia più possibile
assistere e viversi ancora delle restrizioni alla democrazia. E credo che questo sia un segnale importante, al di là del fatto che abbia vinto il 70% per il sì, ma è stato un 70% molto fagocitato, molto propagandato, non c'è stato un grande dibattito neanche sufficiente per poter comprendere quali potevano essere gli impatti di un referendum di questo tipo. Aver visto un 30% secondo me è comunque un grande risultato su cui dobbiamo riflettere, che ci permetterà anche dopo di essere una massa critica un pochino più importante. Grazie, vedo che non ci sono domande, quindi ringraziamo la signora Sabrina Danzato, candidata alla presidenza con Vox Italia. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.